Amici del Museo dello Sport, buongiorno. Armando ai microfoni, siamo a Marola, come si può ben vedere dalle prime immagini abbiamo il palio che è ben esposto sopra le coppe che verranno assegnate, ma oggi purtroppo ci assilla un grosso lutto nel campo del Circo del Palio. Ci dispiace perché la mamma di un vogatore purtroppo ci ha lasciato e veramente è stata una grave perdita, in quanto la gioventù che ci ha lasciato, non pensavamo una cosa così drastica e così punitiva nei confronti della vita. D'altronde queste sono le situazioni che purtroppo si possono creare e non c'è, come si dice, non c'è remissione. Siamo proprio nella base, qua si inizia ad avere anche il punto di degustazione dove potremo poi trovare sgabei con tutto quello che Marola mette a disposizione, ma proprio per l'occasione di quello che è accaduto si farà solamente una festa, come si suol dire, in rimessa, dando così solamente riconoscimenti ai vogatori qui nell'area a mare, senza passare nell'area della rotonda. Una giornata dedicata a quello che è lo sport continua ad essere presente e continua a dare il suo contributo. Ed è oggi abbiamo una riserva sul Fossamastra perché Tacci è andato a contribuire al, diciamo così, al galeone, e abbiamo Mauro è ritornato in barca con noi, ha un po' di nostalgia, comunque oggi si impegnerà a dare il suo contributo. Sì, diciamo che a inizio stagione mi hanno chiesto di dare una mano a Fossamastra perché Alfonso, cambiando lavoro, non sarebbe potuto essere presente a qualche gara, quindi io, nei limiti della mia disponibilità sia di lavoro che altro, motivi familiari, ho dato una mano e oggi mi tocca salire in barca e gareggiare. Non sono molto allenato, però cercherò di dare il massimo. Beh, insomma, un revival di quello che è la tua grande esperienza da vogatore, perciò non sei l'ultimo arrivato, ma però puoi dare un contributo e dare anche un segno tangibile per quanto vale il nostro Mauro. Sì, certo, cercherò di fare una gara, diciamo, sfruttando l'esperienza che ho avuto in questi anni, vediamo come va. E sono curioso anch'io perché è 2 anni che non faccio gare, quindi vediamo come... Emozioni della risalita in barca, dai. No, devo dire che la sento abbastanza, non credevo, ma comunque quando arriva il giorno della gara, sia che è vogato un anno che è vogato 20 anni, è sempre emozionante. È una cosa che, diciamo così, ti impegna, nel solito tempo ti emoziona, ti dà tensione. Abbastanza, vediamo poi quando inizia la gara è tutto tranquillo, però in questo momento abbastanza. Sì. Come ti sei integrato nell'equipaggio, bene, male, ti trovi? No, come ti ripeto, ho accettato giusto per amicizia, perché conosco bene Gabriele, ho vogato tanti anni con Alfredo, Alfonso, quindi sono tutte persone con cui mi trovo bene, poi vicino a casa, e quindi è l'unica situazione in cui avrei potuto dare una mano nell'ambito della voga, perché vogare praticamente non riuscirò praticamente più. Allora, alla grande, dai, ci vediamo in mare. Grazie. Ciao Mauro, grazie del contributo. Ciao di nuovo. Ciao, ciao. Ed ecco, siamo con il capo borgata, l'allenatore delle Grazie, una barca che vedo che sta imponendosi, sta dando un buon contributo, sta facendo anche dei buoni risultati e si impegna parecchio. 2 risultati di quanto è la tua preparazione per questi ragazzi? Questi ragazzi si stanno allenando bene, piano piano verranno fuori, adesso con il primo anno che vogano tutti loro, quindi sai, è un po' difficile, già il primo anno riuscire a far vedere qualcosa è complicato, però sta lavorando bene e adesso appena abbiamo settimana prossima rinizieremo a allenarci con la nostra barca, quella classica che abbiamo sempre usato, e vediamo un po' di migliorare gli ultimi risultati, un po' che sono andati male per vari motivi, rotture a bordo varie, però insomma ci siamo e al palio ci siamo sicuramente.
Ma vedo che la tecnica è aumentata e le posizioni insomma sono abbastanza belle e ragguardevoli da descrivere. Poi manca ancora un po' di allenamento, come tutti del resto. Sì, dai, piano piano. Noi puntiamo, sai, quella giornata lì, quelle prima contano meno. Arriviamo con la giusta preparazione e speriamo bene che la sorte ci assista anche quella, che sai. Ah, voi ci siete? E voi ci siete per gli agguati, avete avuto dei bei primi posti nei tempi passati, soffiati al Fossa Mastra due volte. In passato si andava forte, adesso guardiamo un po' di confermare la tradizione che abbiamo buona alle Grazie giovanile, perlomeno no? Per quanto ci riguarda, e poi sicuramente anche gli altri due armi, sia le donne che stanno facendo bene che i senior, che finalmente ci sono tutti i titolari. Dai, ci siamo. Nonostante... Vogliamo ricordare, ti ricordi ragazzi un equipaggio? Ricorda l'equipaggio che vuoi, dai. Junior, i miei ragazzi che sono mia figlia al timone Irene Nardini, Samuele Ricco secondo remo e capovoga, scusa. Abbiamo secondo remo Alessandro Mori, terzo remo Lanzoni Francesco e quarto remo Marolino Maniscalco Lorenzo. Siamo... Insomma, gioca in casa oggi, guardiamo cosa succede, dai. Si sente Mori anche qua, Mori vuol dire che sì, i Mori ormai stanno spadroneggiando nelle imbarcazioni. Non sono parenti, sono una nuova generazione, altre leve, ormai quelle lì sono finite. Sensazioni del capovuga, dai. Noi in questa gara ci impegneremo come in tutte le altre, si vedrà, il tempo è buono, non come nella gara di Tellaro che magari c'era un po' più mare. Noi faremo il nostro meglio per quanto possiamo e cercheremo pian piano fino al 6 agosto di migliorare sempre di più per arrivare al 100% la prima domenica. Oggi a Marola è un test, tutti penso che dobbiate tirare le braccia per creare questo test di riferimento. Sì, diciamo che gare come test c'era il CRDD e questa. Noi faremo il possibile, comunque non è detto che da qui al Palio non ci siano cambiamenti nelle classifiche. Comunque è un buon test questa gara. Tanto ti ringrazio, vi lascio ragazzi, andate pure a prepararvi e auguroni. Grazie mille. Ciao. Ed eccoci, siamo in mare. Andiamo alla partenza delle imbarcazioni della prima gara in programma. La gara è delle ragazze, 1000 metri con un giro di bandierina. Stanno andando tutti a raccogliere la sagola per espletare così la gara che deve essere portata a termine. Vediamo i barchini attaccati alle navi militari. Una nave in disarmo, ringraziamo la Marina per l'ospitalità, per questa giornata che ci presta a dare a tutti quanti la possibilità di essere presenti in campo. Le imbarcazioni sono a raccogliere la sagola, sono 7 imbarcazioni in partenza, abbiamo il Lerici, cioè abbiamo il Porto Venere, le Grazie, Lerici, Fossa Mastra, Marol. Molto probabilmente faranno un minuto di silenzio per quanto riguarda, in effetti vedo che le si sono alzate in piedi le ragazze in segno di lutto per la moglie di Grieco che purtroppo è passata a miglior vita, diciamo così, e questo è per noi un grave dispiacere perché il Palio perde un pezzo, perde una sostanza non indifferente in una borgata e questo ci dispiace. E proprio poi suo figlio era anche, era un vogatore e questo mette a confronto proprio il Circo del Palio con questa notizia così grave e così determinata. Un applauso per questa commemorazione e onestamente
Bene, allora abbiamo 5 imbarcazioni in partenza. Abbiamo il Porto Venere, il Le Grazie, Fossamastra, Lerici e Lerici e Marola, manca il Cadimare e manca il CRDD. Cadimare e CRDD non ci sono, perciò rimangono 5 equipaggi. Il vento sta spostando le ragazze. Manca anche, ci siamo visti, se manca anche Tarabella. È proprio tutta la borgata in assente per questo grave lutto. E onestamente, insomma, è una cosa plausibile. Il ragazzo che voga, un attivista, Francesco, un attivista del Cadimare, che è stato veramente colpito nel seno della propria famiglia, e questo è comprensibile al 100%. Siamo quasi pronti, dovrebbe dare il via alla partenza in questo momento. Si stanno riposizionando, il Le Grazie si è mossa. Si sta rimettendo in ordine, deve entrare nell'ordine. Ed ecco, in questo momento è partita la gara. Cinque imbarcazioni alla partenza. Vediamo il Porto Venere, Le Grazie, Fossamastra, Lerici e Marola. Ci stiamo preparando per andare ai 500 metri, le imbarcazioni sono ancora tutte allineate. Vediamo l'alzata dell'Lerici, che sta provando a uscire dalla griglia. Lerici sta lavorando per arrivare in bandierina ai 500 in posizione ottimale. Lerici in primo piano, Fossamastra in secondo. Abbiamo un Le Grazie e un Porto Venere, ancora il Porto Venere, bisogna vedere se c'è la titolare a bordo, ma mi sembra che anche oggi la titolare manchi al posto di voga. Primo posto è il Lerici, secondo il Fossamastra. Una gara un po'... Stiamo arrivando al giro dei 500. Lerici è sempre in prima posizione. Una gara, vediamo chi girerà per primo la bandierina dei 500. Ormai aspettiamo questo giro di boa. Vediamo chi arriva per primo in boa.
gira il Lerici, gira il Porto Venere, gira il Marola, gira le Grazie e il Porto Venere esce bene dal giro di boa, recupera circa uno scafo e mezzo. Prima posizione è il Porto Venere che al giro di boa ha veramente dato un colpo di reni ed è uscita con una barca di vantaggio, recuperando poi, addrizzandosi addirittura di due. Il Fossamaster è rimasto in seconda posizione, in terza posizione c'è il Lerici e l'equipaggio da battere è proprio il Porto Venere, perché sta veramente andando alla grande con questa remata lunga, bella e stirata, con grande lena si porta alla via dell'arrivo. E tra il Porto Venere e il Fossamaster vediamo c'è due o tre barche e questo ci impensierisce un po', considerando questa determinazione di questa borgata che riesce a dare un tocco così importante a questa gara. Ancora in primo piano il Lerici, il Porto Venere che se ne va indisturbato, un Fossamaster al secondo posto, terzo. Accompagniamo queste ragazze alla boa della vittoria. Una gara partita in sordina e poi dopo il giro di boa abbiamo avuto questa risoluzione che ha veramente strapagato ed ecco l'arrivo del Porto Venere. Prima posizione Porto Venere, seconda posizione il Fossamaster e terza posizione il Lerici. Bella gara, la gara del Porto Venere, una gara veramente tirata, lavorata con grande stile. L'abbiamo visto scattare dopo il giro di boa, ora sale per la Pesa. E ora andiamo a vedere le ragazze del Fossamaster. Prima gara delle ragazze è terminata, invece che 7 equipaggi ce n'era 5, una gara che ha dato segno positivo per il Porto Venere. Ringraziamo la Marina per l'uso del pontile che ha messo a disposizione per poter seguire le gare ai Marolini e onestamente ci fa piacere. Questa alla meno peggio. Penso che l'arrivo sia ufficiale, anche quello che abbiamo visto noi, se non c'è contestazioni di base o per altri motivi. Primo sia il Porto Venere, secondo il
Fossa Mastra e terzo è il Lerici. Ringraziare tutte le borgate, i dirigenti e gli atleti per il comportamento che hanno avuto oggi sui campi di gara. Hanno ben compreso la nostra difficoltà e la difficoltà della comunità di Canimare. Io vi ringrazio per il rispetto che avete avuto e vi faccio un bel applauso e vorrei un applauso per te. Gianni ringrazia per il comportamento dei giovani che hanno mantenuto sul campo. Saranno premiazioni un po' così sottotono, ma che è giusto che vengano fatte per premiare lo sforzo degli atleti. Quindi per quello che riguarda la gara femminile abbiamo terzo classificato Lerici. Lerici terza posizione. Abbiamo visto fin dall'inizio grintose partire, ma al giro dei 500 il Porto Venere si è secondo posto al Fossa Mastra. Porto Venere. E il Porto Venere guadagna la prima posizione proprio perché si è guadagnato al giro dei 500, ha preso uno scafo e mezzo e si sono portati fino in fondo nella prima posizione tagliando il traguardo con giusta... Ora passiamo agli junior. Terzo Porto Venere. Porto Venere terza posizione.